Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere dei nuovi prodotti, sono tutti Urban Decay e li ho presi a un nuovo negozio rinascente, è un negozio più giovane, sempre vicino alla vecchia rinascente, si chiama Rinascente Annex ed è dall'altro lato di via Sant'Aldegonda. I numeri dispari, il 3, si chiama sempre la Rinascente, però in pratica il vero nome è Rinascente Annex. E mi è stato detto che lì in Rinascente Annex, essendo un mercato internazionale, la roba arriva prima lì, quindi mi sa che se voglio trovare qualche cosa devo andare prima di là. Sto con una sensazione che costerà anche di più. Allora, iniziamo con Urban Decay Vintage Lipstick. Questi sono dei rossetti che non ho visto al Sephora. Dove sono gli ingredienti? Non mi piace la confezione di cartone così, non mi piace proprio per niente, però vabbè, accontentiamoci. Sono 3,4 grammi di prodotto. E 24 mesi dall'apertura. Lì in Rinascente Annex vendevano anche le due palette rossetti uscite. Ho visto quella verde, però quella verde c'era solo il tester perché era finita. L'altra però a me non piaceva. Io ho preso questo rossetto Frostbite, un rossetto in crema. Adesso cerco di farvi vedere gli ingredienti, però penso che non si veda una mazza. Infatti non si vede niente, va bene. Allora passo direttamente a farvi vedere il rossetto. La confezione è molto carina. È un bellissimo blu, bellissimo. Effetto metallo, molto bello, bellissimo. Poi della stessa linea ho preso questo UVB, sempre in crema, sempre Urban Decay Vintage. Vediamo che qua, se qua si vedono di più gli ingredienti, non mi sa che non si vede niente neanche qua. Bellissimo. Bellissimi entrambi. $22,50 invece i Liquid Moon Dust e i Shadow. Allora, i Liquid Moon Dust e i Shadow sono 5 ml di prodotto. Qua la confezione è molto più carina e sono dall'apertura 6 mesi dall'apertura, quindi si dovrebbero finire abbastanza presto.
Questo si chiama Vega. Ed è questo qui. Carinissimo veramente. L'ombretto è questo qua, che volendo sta bene con tutti e due questi, con tutti e due i rossetti. Questo è proprio molto simile a questo. Io tutti e tre li trovo perfetti. Per un trucco su blu perfetto. Poi ho preso il Magnetic, non vi faccio vedere gli ingredienti perché tanto non si vede niente, qui è inutile. Questo dovrebbe essere quello viola. Mi piacciono questi ombretti liquidi perché si possono usare con la palette Moon Dust, perché sono, questi sono liquidi e sono, oltre a essere molto pigmentati, sono anche molto luminosi con questi glitterini. Quindi io li trovo molto belli, si possono usare sia da soli, sia diciamo da mettere magari sotto questi e poi sopra come fissante lo stesso colore che c'è nella Moon Dust, perché i colori sono molto simili. L'ultimo si chiama Resurgered, che l'ho preso su consiglio della commessa, però devo ammettere, come colore non mi convinceva, però è molto bello. Io forse non riesco a farvi vedere le sfumature, però si somiglia molto al pigmento della collezione Nude Tracker della MAC, la collezione di Natale della MAC per intenderci, che era un pigmento marrone rosa, cioè era un marrone più sul rosa, con sfumature pesca. Ecco, magari così si vede un po' meglio. Bellissimi due rossetti e splendidi tre ombretti liquidi, anche se io preferisco questi due, in primis questo qua. E con questo vi saluto, spero l'anno prossimo di poter vedere molte cose belle della MAC e di riuscire a prendere la nuova palette, che è una palette come la Moon Dust, se non mi sbaglio si chiama Afterburn. L'ho già vista, se la volete vedere per bene sbocciata andate a vedere sul canale, è un canale americano, la signorina come nickname ha Vintage Orchid. E vi assicuro, io ho trovato l'Afterburn veramente un'altra bella palette come la Moon Dust. Alcuni colori sono simili, alcuni sono totalmente diversi, però vi consiglio, andate a vedere. Io se la riesco a trovare credo che andrò a questa Rinascente Annex un po' spesso per vedere se la riesco a trovare, però dovrebbe uscire vicino febbraio.
Quindi penso che verso fine gennaio già inizierò ad andare e spero di trovarla. Quindi vedete un pochino voi. Questo è tutto quello che ho preso. Vi saluto, ciao a tutti, un bacione.